avete finito. Come usciamo da qui? Pensavano di ucciderci. Ma... ah. Così Marlene pensa tu sia immune. Beh, questo lo dice lei. Vediamo, ci sarà qualcosa. Come sei stata morta? Sei scappata. L'accesso è vietato. Come accidenti hai fatto entrare? Beh, ho i miei segreti. Comunque, uno di quei runner, chiamate voi. Vabbè, lo faremo più avanti, va. Voglio accumularne. Capisco. Un altro po'. Ok, questo è un pezzo di storia che riguarda il fatto di come è stata morsa appunto Ellie, ma questo ovviamente se ne parlerà più nel dettaglio nel DLC Left Behind, se non sbaglio. Si ritrova con la sua amica, accade tutto quello che è accaduto, per l'appunto il fatto che è stata morsa. Oh, una campana! Questa sarà quella di Uncharted 4. C'è una campana gigante in cima! Un vaso! Deve essere un vaso cinese? Sì, è cinese. Attenzione, Ellie! Sembrano le tiche quelle di... che avevo detto io. Attenzione! Dai, stai vicino. Stavo dicendo, sembrano le tiche quelle di Uncharted 3. Quando si vede Nathan Drake da ragazzo, prima di incontrare Sully, si trova dentro a un museo, appunto. Ed è un museo più o meno come questo. Solo che questo mostra più cose un po' più avanti di Sir Francis Drake. Ok, direi proprio, dato che ne abbiamo solo uno, ce ne fabbrichiamo un altro, in modo che prendiamo questo. Ehi, cucù, ciao, a posto? Voleva uscire. Ah, magari ci troviamo anche l'unicorno qui in mezzo. Che ne sapete? Ok, occhio alla testa. Forza, via, 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 via. E noi come facciamo? Ti pare che... sono vivo. Dobbiamo stare proprio insieme, insieme. No. Meglio di così non poteva andare. Questo è poco ma sicuro. Beh, ritornare indietro non serve. Ah, c'è quest'altra... buongiorno! C'è anche lei? Se la passa bene? Dovrebbero essere... tutti clicker? Sì, ma io non voglio sprecare i miei coltelli con questi. Madonna, ce l'avevo da dietro. Questo mi pare che non ha deciso dove andare. Da dove va questo? Non si capisce, fa pure le finte. Fantastico. Ma pure gli infetti fanno le finte. Dove va? Non si capisce dove va. Ma che mi deve toccare? È meglio quando sono tutti i clicker. I runner sono scoccianti. Sono più fastidiosi. Soprattutto se ci sono i runner insieme ai clicker. Perché i runner vi possono vedere. Oh, mamma mia. Qui ho rischiato. C'è nessuno? Spero di no. Ma non c'è nessuno. Merda. Magnifico, almeno qui non c'è nessuno. Almeno possiamo fare... possiamo prendere un attimo di respiro. Devo utilizzare un altro coltello. Fatto jackpot. Certo, da una parte è un po' strano che... non sentono quando le cose cadono. Ok, bussa via.
Forse ho visto un po' la testolina di Joel. Via, via. Ai, ai, ai. Beh, lì dovrebbe trovarsi Tess. Sta fermo. Ho fatto cadere pure un vaso. Oh, di nuovo il vaso è caduto. Sì, ma possibilmente non vorrei utilizzare il bastone. Via, via, spostatevi. Il bastone, cioè il mattone fa la rima. Niente, volevo per forza utilizzare il... Mannaggia. Mannaggia la miseria. Ah! Facciamo a gara. E la finisci. Dimmi che è l'ultimo. Doveva per forza prendermi. Ma che bella faccina. No, raga, per forza doveva finirlo quel... Cioè, il bastone me l'ha rotto tutto. Incredibile. Era proprio necessario. L'unica cosa che mi volevo tenere, quell'unica cosa, l'ha buttata così. Tess, tutto a posto? Solo un po' di fiatone. Di qua, arriveremo sul tetto. Prego. E tu, piccola, tutto bene? Che intendi per bene? Ma respiri ancora? I rantoli di paura valgono? Sì, valgono anche a quelli. Ok, allora sto bene. Ma e allora andiamo. Troviamo come andare di là. Ecco, è quello l'edificio. Sì, non lo vedo, ma ciao. Ok, fai attenzione a dove metti i piedi, sarà un po'... Beh, è tutto come te lo aspettavi? Non ho ancora un verdetto. Certo che la vista è spettacolare. Andiamo, di qua. Ehi, sbrighiamoci. Ci siamo quasi. Non distrarti. Sì, signora. Forza. Seguiamo, ragazzi. Sì, beh, potresti anche chiamarla per nome. Anche se non si toglie. Carino. Guarda qui. Ordini delle luci. Se arriviamo laggiù, sono tutti morti. Non lo sono. Togliere l'aria e lo so quant'altro. e basta. Vabbè, se c'era, se lo può tenere. Oh, il palazzo del governo. Guarda, sembra basso sul lato destro. Seguimi. Eccolo, il simbolo delle luci. Piastrina delle luci. Melinda Davidson. Oh, i cigni. Un altro cigno. E io che avevo detto paperelle. Paperelle! Sì. Se quelle sono paperelle. Ma andiamo, ci siamo fatti un piccolo bagnetto. No, no, no! E ora che facciamo? Stai facendo, Tess? Magari c'è... avevano una mappa o qualcosa che ci dica dove andare.
Fino a che punto dobbiamo arrivare? Fino a dove serve arrivare? Dov'era il loro laboratorio? Non l'ha mai detto, so solo che si trova da qualche parte a ovest. Che ci facciamo qui? Questo non è da noi. Che ne sai di noi? Dimmi. So che sei meglio di tutto questo. Ah, sì? Sai una cosa? Siamo persone di merda, Joel. È da molto tempo ormai. No, siamo sopravvissuti! Stavolta possiamo... È finita, Tess! Ci abbiamo provato. Ora andiamo a casa. No, io... non vado da nessuna parte. Questa è la mia ultima tappa. Cosa? La fortuna doveva finire prima o poi. Ma di che cavolo stai... No, no! Non toccarmi. Oh, Cristo. È infetta. Joy. Fammi vedere. Non volevo. Fammi vedere. Oh, Cristo. Oh. Ops, giusto. Dammi il braccio. Questo ha 3 settimane. Mi hanno morso 1 ora fa ed è già peggiorato. Cazzo, questo è tutto vero, Joel. Devi portare la ragazza da Tommy. Faceva parte di questa squadra, saprà dove andare. No, 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 quella era la tua crociata. E io non la porterò avanti. Sì, lo farai, senti. Dovrei pur sentire degli obblighi nei miei confronti. E questa volta è diverso, quindi portala da Tommy. Merda. Sono qui. Porca. Posso farvi guadagnare tempo, ma dovete correre. Cosa? Vorresti che ti lasciassimo qui? Sì. Non ti lascio sola per... Io non mi trasformo in uno di quei cosi. Ti prego. Rendimi le cose facili. Posso farcela? No, vai e basta! Vai via, cazzo. Ellie. Mi spiace, io non volevo andasse così. Datti una mossa. Sappiamo che siete lì. Gettate le armi e venite fuori con le mani alzate. Ma che cazzo? Non posso credere che l'abbiamo fatto. Basta. L'abbiamo lasciata morire. Basta. Stammi vicina, dobbiamo muoverci. Oh, cavolo. Bersaglio neutralizzato. Hai eliminato. No, è morto. Ricevuto. Tess. Tu, abbatti la porta. Tu, con me. Dobbiamo muoverci. Oh, oh. Una nuova arma. Bam! Con questa li ammazziamo tutti. Anche se, come sempre, voglio cercare di fare le cose in modo stealth. Che facciamo? Shh, sta zitta, cosa gridi? Joel! Provo io. Ma c'è il fucile che gli entra nella spalla. Non mi vedere, non mi vedere! No, non mi dire. Melano! Mannaggia, non mi volevo far scoprire. No, forse... per il fatto che non hanno sparato, sono riuscito a non far sparare nessuno. Forse... ce li abbiamo ancora in pugno, la situazione. Fantastico, meno male. Dobbiamo continuare a scendere, però piano piano. Non voglio correre. Sarà meglio prenderlo.
Uè. Che facciamo? Noi come usciamo da qui? Sì, ma usciamo, in qualche modo usciremo. Dobbiamo passare dal salone. Spero di non dover ricorrere alle pallottole. Taggio, non so quanti altri ce ne siano. Oh, 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 forse c'è uno che sta arrivando da qui. C'è pure un'ambulanza. Per favore, non venire da qui, per favore. No! No, aspetta! Non mi vedere, non mi vedere, per favore, non mi vedere! Per favore, togliti veloce! Raga, cioè, meno male! Ho rischiato qui, eh! Ho rischiato molto! Ma ho agito d'astuzia, mantenuto la calma, che in questi casi è la miglior cosa da fare. Come se n'è andato qua? Urco can. Non mi vedi. Stati zitta, non gridare. Non gridare! No! Vengo, vengo. Tutto in silenzio. Ok, scappiamo. Dai, siamo andati benissimo. Oh, un altro cigno. Oggi la miseria. Ehi, sì? Delle spore. Nessun bersaglio, ripeto, nessun bersaglio. C'è un soldato. Ricevuto. Tieni la posizione e accendi i fuochi. Quindi suppongo incontreremo altri clicker. Orrendo. Non ti stavo mettendo. Li hai visti? No, il posto è vuoto. Io non ho visto niente. Sto cercando qui. Va a vedere di là. Questo posto così mi ricorda l'ultimo trailer di The Last of Us parte 2. Chi mi ha visto? Quello stava di spalle. Maledetto. Ma non ne andavo a perdere queste 5 pillole. Bisogna pure controllare gli angolini, proprio quelli più piccoli. Dove uno potrebbe dire, ma vabbè, è possibile che lì stanno delle cose. Invece sì. Ma come faccio? Prendere le cose. Non muoverti. Che cos'è qua? A posto così. Possiamo andare anche perché stiamo perdendo fiato. Stiamo perdendo fiato, moriamo. No. Cioè, stavo seriamente rischiando di morire. Forse possiamo usare quella. Indovino un po', ho trovato il modo. Salta su. Ah, di qua.
piano piano. Cioè, no, affondava la nave. Ce l'ha. Vabbè, fantastico, abbiamo trovato anche una targhetta delle luci. Quindi meglio di così. Oh, il sole. Ehi, senti, riguardo a Tess, non so nemmeno cosa... Ascolta, ecco come funziona. Tu non parli più di Tess, mai più. Anzi, facciamo che non parliamo più delle nostre storie. E secondo? Non parlare a nessuno della tua condizione. Penseranno che sei pazzo o vorranno ucciderti. Infine, tu fai quello che dico, quando lo dico. È tutto chiaro? Certo. Ripeti? Faccio quello che dici. Bene. C'è una città qualche miglia a nord di qui. Lì c'è uno che mi deve dei favori. È possibile che ci trovi un'auto. Ok. Dai, andiamo.